Salve a tutti ancora una volta ragazzi, bentornati sul canale di Leon Trip, bentornati in un nuovo episodio di Elden Ring. Siamo ancora qui per continuare con la nostra avventura, con il nostro Gomez. Allora ragazzi, ho esplorato un po' queste rovine qua che ci sono qua in giro. Sono riuscito a beccare la strada per andare sotto, ma ho trovato solo un incantesimo di minore importanza. E tra queste rovine ho trovato però anche questo, che sarebbe uno scudino, che sarebbe questo. Pavese con effigie che non possiamo usare, però non è malaccio se non usate uno scudo, a parte che pesa una Madonna. Però se potete portarlo senza troppe conseguenze, questo scudo ripristina gradualmente i PV, che in combo con il talismano della rugiada benedetta, che ripristina leggermente i PV, abbiamo un notevole ripristino dei punti vita che non è affatto male. Certo, lo scudo pesa un botto e voi dovrete essere abili nell'usare lo scudo, perché secondo me questo scudo va utilizzato in questa maniera qua, cioè voi ve lo mettete, ok, e poi lo piazzate dietro la schiena e andate avanti così. Il suo effetto lo fa e voi combattete senza, però comunque ripristinerà i punti vita. Però noi adesso mettiamo questo che è il più 22, ok. Infatti ha un incremento difesa 60, questo a 59, ma questo è ovviamente pompato, questo no. Questo protegge meno dal fisico, quindi subite danni ogni colpo, quindi per me, per questo che vi dico, mettetelo dietro la schiena, è buona. Ah, questo ci indica la grotta? Vengo dopo. Momento. Sì, aspetta, vengo dopo. Momento, momento. A meno che la grotta non sia qua. Cazzo, c'è un botto di sta roba qui. Non sopravviveremo, vero? A meno che... Ne prendo due? Ne prendo uno. Poi è anche notte, cacchio. Non è che vedo proprio tantissimo. Ne prendo due. Ok. Sono piazzati benissimo, eh. Proviamo melee. C'è anche la grazia là. Secondo me. Bella! Secondo me melee è una stronzata, eh. Sì. No, vabbè, ci sta, ci sta, ci sta. Tutti zitti, Tom e Jerry Show. Escrementi dorati, fantastico. Lì ho visto una grazia, dove cazzo era? O era il tizio che sbrilluccicava e mi portava alla grotta? Ma mi sa che mi porta questa, sapete? Qualcosa di incredibile. Certo. Mi serve sto coso? Vediamo. Non mi servirebbe proprio. Però vabbè, dai. E vabbè, Gomez, tanto non serviva, giusto? Questo forse sì. Allora, qui c'è la statuetta di Marika. L'alberone è qua. Sapete che però l'avevano già fatto, sì. E mi sembra di sì. L'avevano già fatto sto alberone. Io ci giro intorno, ma... Penso proprio che avevamo già preso qua questa roba. Un teschietto. Chi è che fa sto casino? Sentite, c'è della gente qua che fa casino. C'è un Carlino. Vabbè. Sicuramente un Carlino. Oh no. Non c'è proprio un cazzo qua. Mi sa che abbiamo fatto tutto. Ok. Quindi albero fatto. Almeno, raga, cioè, io penso di sì. Togliamo il segnalino qua. Penso che è stato fatto. E andiamo verso la grotta.
Vediamo sta grotta. Non ci palleggia come sto ste robe, porcaccio due. E il problema è che non vedo una mazza. Questo è il vero problema. Oh, mal che vada. Torniamo là dal... solo che bisogna seguirlo. Bisogna seguirlo il tizio, è quello che mi scoccia. Guarda, vecchio pazzo, è il momento... Ok. Adesso vediamo se la grotta è qua giù. Lì c'è un medusone. Eccola qua. Ok, meglio di come mi sarei aspettato perché a sto punto... E qui? Vabbè. A sto punto io pensavo fosse sopra o sotto, invece l'abbiamo beccata subito. Andiamo a vedere, va. Ok. La guardiamo bene anche negli ascensori, che non sa mai tante volte. Vabbè, non abbiamo minimamente guardato, infatti, vabbè, cazzo. Ok, la grazia c'è. Bene, bene, bene. Avanti, avanti. E voi? Bella. Ovvio. Qui abbiamo una setta runica, che non è male, dai. Ma vediamo qua. Tank. Vai, Gomez, vai, sei tutti noi. Bastardo. Qui c'è un altro figlio di... Imboscata più avanti? Trattasi di imboscata più avanti? Mamma mia, abbiamo fatto saltare. Dado di cristallo. Dove si va qua? Niente, c'è una radice. Dice la radice. Quanti bugiardo. Quindi qua era semplice, solo per le radici, va bene. Ah, ok. Quindi lì si va... Qua non c'è niente. Destra, sinistra. Non mi sembra, raga, ci fosse qualcosa qua. Vabbè. Andiamo, andiamo. Boom. Troppa luce, scusate. Oppela. Ah, questi adesso li sciottiamo, grande così. Certo che mi farebbe piacere avere una pietruzza per potenziare l'arma, ma... Oh, non si può aver tutto dalla vita, da quello che ho capito. Figli di... Adesso te la faccio vedere io la magia. Aspetta, aspetta, aspetta. Eta! Questo vola, cazzo! Dammi un attimo. Aspetta che adesso ti faccio vedere la magia. Vieni qua. Guarda che magia. Spatapam! Ok. Io odio quelli che usano la magia, eh.
Guarda qua. Che fa? Usa la magia? No. Mamma mia, quanto mi stanno sulle palle quelli che usano la magia. Vai. Dovrebbero bandirla dall'interregno. Oh, vabbè. Ops. Te piace, te piace, eh? Te piace. Qui? C'è il tuo nascosto più avanti? No. Attenzione, è dietro. In che senso, scusa? È imboscata? Boh. Mi sa che l'imboscata ha fallito prima di arrivare, ma... Ok. Forse c'era un'imboscata, ma... Piantiamo questa porta. Allora, dove andiamo? Andiamo di qua o andiamo di là? Scusi, lei sa qualcosa, no? Qui. In che senso qui? Vabbè, ma... E se io volessi andare qui? Aspetta, devo capire da dove cazzo siamo entrati, prima di tutto. Allora, qua è la zona... Ok. Qua ci siamo entrati. E fin qua va bene. Quindi le strade sono o dritti... O dritti di là o di qua. Lui mi dice qui. Scusa, aspetta, aspetta, aspetta. Mi dice qui e qui. Più avanti boss. Quindi devo andare prima qua. Se là c'è il boss. Giusto? Più avanti oggetto... Oh, oh! Oggetto necessario. Ah, sei tu, scusa, mica t'avevo notato. Un'aurea 7, ma io posso comunque ucciderlo quel bastardo da là, sì, dalla distanza. Si potrebbe anche fare. Se me lo mira, però. Se si può fare, si può fare. Se può fare. Ok. No, miralo, miralo, miralo. Ok, sì, solo che mi ha lasciato qualcosa. Ma come cazzo ci arrivo là? Allora, stiamo calmi. Cioè, io mi potrei buttare giù di qua. E vabbè, buttiamoci giù di qua. Cazzo, la prospettiva, occhio. Madonna. Oh, bitch. Ok. Frammento di scintipietra, però qua giù... Che cazzo. Non c'è più il balsamo io, eh. Ah, tanto... Balsamo, non balsamo. Falli guardare i capelli. Vai. Allora. Ma qua giù ci si va, eh. Sì. Ci si va qua giù. Fatemi vedere bene perché... No, qua si muore. Perché di qua sì allora?
Aspetta un secondo che magari non mi ha tirato la pietruzza come voleva. No, ok, si muore, era un bait. Perfetto. Ok, sempre meglio essere sicuri, eh. Eh no, perché cazzo. Merda. Stai calmo. Ok, noi arriviamo da lì e ci siamo buttati da lì. Quindi questo è il posto dove abbiamo fatto fuori la lumaca. Ok, quindi di qua potrebbe arrivare lì, no? È perché il posto... Amuleto dell'arsenale più uno. Ma come ci arrivo là? Cioè, dal di qua no. Forse da un'altra grotta possibile? Non lo so, raga, non lo so. Non è cumulabile, va bene, però se noi facciamo così di un po'... No, il nostro è professional potente, cazzo. Ok, raga, quindi qua è tutto. Qui è tutto, giusto? Sì. È tutto qui. Ce ne torniamo indietro e pace fatta. Perché laggiù non ci si può andare, là non ci si può... vabbè, c'è quella roba da prendere, però noi... Boh. Non si va da qua. Sicuramente non si va da qua. A meno che non ci sia un passaggio segreto qua, da qualche parte. Non penso, insomma. E qui c'è il boss. Oddio, a meno che l'entrata non sia dal boss. Il che è possibile e fattibile. Cioè, noi magari abbiamo un ingresso dopo aver sconfitto il boss. Oddio, non è mai così, però magari questa volta è così. Non c'è assolutamente niente qua. Ho fallito, perché? Vabbè, sti cazzi. Prova a colpire. Vabbè, proviamo a colpire. Evochiamo. Evochiamo. Merda. Evochiamo la lacrima riflessa. Sì. Ok, se quella lì sta imbambolata per me... Oh, là. Oh, addio, signorita. Ma sai che quest'arma credo che faccia anche danno da... Sì. La voglia. Fa danno da impatto. Non era morto? Ok. Del minatore funereo. Va bene, qua mi dice di tornare indietro adesso. Però vediamo se avevo ragione. Cioè se c'è il passaggio qua. Che cosa scala? Quale scala? C'è una scala qua? Prova dita, più avanti amante. Ma che cazzo dici? No, ma non mi sembra ci sia niente qui. Sì, ok, ma se io torno indietro, bugiardo, più avanti.
Più avanti scala. Vedete che lì su c'è un tronco scala. Ma sai che è probabile che veramente ci si arrivi da qua? O forse queste sono trollate di giocatori? Io non lo so, ma mi farei i cazzi miei, raga. Così, proprio per... Che dite? Che più avanti scala qua non c'è. Piace, ma... O forse... Non ho idea di che cavolo vogliono dire. Perché qua magari... Scala nel senso che si può scalare, ma non credo. No, non c'è niente secondo me, dai. Ben fatto? Oh, nemico debole, addirittura. Molto strana questa cosa, ragazzi. Io torno all'ingresso e sti cazzi. Peccato, perché volevo arrivare in quel punto là. Questa grotta qua non me la racconta proprio giustissima, eh. Però... vabbè. Va bene. La galleria. E vabbè, ci siamo fatti anche la galleria. Non è segnata, vero, no? In nessun modo. Ok, una cosa che devo fare... Ah, la torre del miraggio. Oh, mica l'ho trovata sta torre del miraggio, raga. Sono andato in giro, ho provato a cercare anche i... Com'è che si chiamavano? Quelli che... non li ho mica trovati. E ci manca solo questa adesso. Però potremmo fare anche queste rovine qua su. Oppure procedere anche qua. Secondo me conviene. Facciamo così, va. Andiamo un po' a destra e a sinistra, guardiamo che cavolo. Non vedo la registrazione. Quanto siamo? Ok, perfetto. Tranquilli. Ma cazzo stiamo qua? Ah, qua stiamo sul ponte. Beh, oddio, ponte. Adesso messaggio valutato sto cazzo. Non ne faccio niente adesso. Ah, però vedo qualcosa, eh. Potrebbe essere quello? Il... merda. Ok. Potrebbe essere quello il merda? Ho visto un focarello qua, siete voi? No. Beh, perché è sempre notte adesso in questo gioco? Non ho capito. Aspetta, ti do una mano. Ho visto che sei un po' in difficoltà, te. Ce l'hai fatta, hai distrutto un gigantone da solo. Bravissimo, cazzo. Con una torcia. Hai visto? Dai, è forte però, eh. Niente, escrementi dorati. Ma io non capisco, raga, dove cazzarola sia l'ultimo per la torre del miraggio lì del Cristo Santo. Boh. Anche perché io qua ho girato ovunque. Vabbè, poi andrò a girare io per conto mio tutte le zone qua. Andiamo a vedere, se no... Raga. Vediamo dove cazzarola è. Eh?
vi taglio qua il video e quando l'ho trovata... E facciamo così. Vi taglio il video quando l'ho trovata. Riattacco, aspetta un attimo. No, vabbè. Cioè, ragazzi, sono arrivato qua. Guardate, sono qua. Più o meno, sì, dove indicava la cartina. E vicino a questi alberi... E ho trovato questa specie di roccia dove c'è segnato intorno qua più avanti servirà attacco, scontro ravvicinato, eccetera. Questo qua è un'illusione. Sicuramente un'illusione. E vaffanculo, dietro c'è lo stemma. È chiaro, no? Ma vai a cagare, va. Ce lo scrivo anch'io il messaggio, va. Che non sa mai che tante volte. Più avanti. Illusione, dov'è? E adesso trovarla. Vabbè, mettiamo distruzione. Dica in basso. Ok. Spero che possa aiutare qualcuno. Allora. Adesso la torre dovrebbe essere visibile. Non dovrebbe più essere un miraggio, no? La torre del miraggio dovrebbe stare a posto. Ok. Andiamo a vedere. Vai, vai, Gomez, vai. E non fermarti mai. Intanto tira su merda. Perfetto. Infatti la torre c'è. Ora la torre c'è. Grande. Già fatto. L'ultimo ha fatto veramente bestemmiare. Che c'è qui? Ah, ok, scala. Manco l'avevo vista la scala, eh. Allora. Che si tratti di pietra della memoria. Vediamo. Che se dirti la verità, arrivato a sto punto, non mi dispiacerebbe neanche la pietra della memoria. Visto che abbiamo delle magie che occupano 3, 4 slot, 2 slot, insomma. Vediamo. No, lama invisibile. Un altro incantesimo. Un altro incantesimo. Scusate, stregoneria. Forma invisibile. Scusi, lei. Uovo dormiente. Vabbè. Vittoria, grazie, grazie, grazie. C'è mica nient'altro, vero? No, niente pietre della memoria, niente... Vabbè, gli incantesimi abbiamo trovato. Posto, posto, dai. La deselezioniamo. Non ci serve più. E vabbè, a sto punto io proverei ad andare a vedere se riesco a trovare qualcosa qua. Che cazzo, qua. Mo' vediamo, raga. Chiamiamo torrente, poi ci pensiamo. Possiamo scendere da qua, torrente, che dici? Ci si crepa? Secondo me sì. Però magari l'alberello. No, non ci si crepa. Ok, posto. Vai. Vediamo se riusciamo a scalare le montagne. Tra l'altro, anche perché dobbiamo andare su di là. Sì. E anche spostato un po' verso in qua. Quindi proviamo se. Ok. Stiamo a posto. No, credo che ci serva per forza un... un affare che ci porti sopra. O forse no. No, 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 qua si sale. E si fa semplicemente il giro, vediamo. No, non credo. Beh, però non si sa mai, tante volte. Cinghialo. Da qua no. Proviamo dall'altro lato.
Vediamo se riusciamo a salire lì. Che tra l'altro credo di esserci già stato. Non so se c'è una grazia là nelle vicinanze. Però vabbè. Ah, ma c'è il ponte in realtà, forse sì. C'è una grazia là, allora. Allora teletrasportiamoci con la grazia. Oppure no. No, vabbè, sì, qua ci arriviamo, è come, no? E che cazzo. Facciamo già su. Oh no. Non è vero, siamo sotto qua. No, siamo giusti. Ok. Vai. Vabbè qua, come cazzo fai a non tirargli la scusa? Boom! Hai visto che roba? Te l'aspettavi, eh? Ma hanno messo via le armi, hanno detto, ah? Che? Ah, vabbè, niente, un tuono. Vabbè, proprio non se ne cagano altamente questi. Ma quello si è incazzato, mi sa. Vabbè, senti, io non ho tempo da perdere qua con... le cose futili. Ma mi sei lento, però. Eccola. Ah, la testata è veloce, ok, va bene. No, non mi ricordavo più questi cosi. Allora. Lei. Buongiorno. Qua tra l'altro abbiamo già depredato, vero? Sì, state trasportando il nulla. Va bene. Mi fermo il carretto un attimo perché... Ok. Quindi almeno non mi passa per di qua e... sono un po' più tranquillo. Ora qui è le rovine... possiamo anche evocare qua. Ok. Non lo so, ma se c'è sto stemma qua probabilmente c'è un boss. Allora, vediamo un po' da dove si potrebbe anche scendere. Intanto togliamo... non mi sa che l'ho beccato subito. Intanto togliamo il segnalino qua. Non so se l'ho tolto, spero di sì. Ok, non gli faccio un cazzo e questo si era capito, eh. Tosti, eh. Proviamo. Posto? Posto. Ah, non ancora? Mamma mia. Bocciolo sangue rosa. Ossa di bestia. Va bene. Era un'aurea. Non è proprio come avevo programmato, Proviamo la prossima. Cos'è quello, un cane? È probabile. Eccolo qua. Che si tratti di cane? Questo era facile da trovare. Che cazzo fai, come si è steso? Fatto? È vero, questo è ancora vivo. Vai. Dai che bevo, faccio una bevutina. Merda. Bevutina salutare. Che cazzo, non mi ha ricaricato. Vabbè.
parcheggia di vetro. Andiamo qua giù, vediamo. Infatti, beh, chiaro, no? Il bacino di evocazione, secondo voi, non è un boss. Ho evocato Oleg? Serio? Vai Oleg, fagli vedere chi è il più forte, Oleg. Quando sarà l'ultima volta che ti evocherò, Oleg, dai. Una merda, invece. Facciamo un botto di danni noi, altro che Oleg. Allora, c'è niente qua intorno? Tanto che Oleg se la cava con il nostro amico. Dai Oleg, basta. Dai, a te l'onore, amico. Amico di e compagna di avventure. Accoppalo. Bravissimo. Sono fiero di te. Sono fiero di te. È stato un onore combattere al tuo fianco. È stato un vero onore. Rimuovi Oleg. Già. Caro amico mio. Ok. Ha fatto il suo, ha fatto il suo. È ora di mandarlo in pensione. Peccato. Elica sanguinaria. What elica sanguinaria? Ma adesso vatte la pesca dov'è? Dagli sprite la vedo questa? Sì. Ho la spada perforante. Ok. Ok, richiede 17 di arcano per poterlo utilizzare. Perforante con una lama spirale. Arma dell'ombra di servitore del signore del sangue. I suoi colpi affondano le carni del nemico, aprendo ferite che sanguinano copiosamente. Il sangue versato scorre leggiadro su tutta la lunghezza della lama. Abilità unica, destrezza dinastica. Schiva agilmente un attacco distanziandoti dal nemico, eseguito da un attacco potente. Sfera un rapido affondo, un ulteriore attacco potente permetterà di eseguire un colpo d'ampio raggio. Va bene, bella però come spada, come stocco. Molto bella, cioè noi non la possiamo utilizzare. Però sapete che non mi dispiace affatto nel design né la fattura dell'arma. Guardate, che cazzo. C'è un range enorme. Guarda qua. Vabbè sì, è una spada da fondo. Polentina è come spada da fondo. Molto lenta. Ok. Poi fai così, tac, e ti allontani. Ah, ok, ho capito. Quindi fai tac, tac. Ok. Va bene. Non è male, peccato che non possiamo usarla. Che Arcano non ci permette di usarla al massimo delle sue potenzialità. Però non è affatto male come arma, secondo me. E ricordiamo che la nostra prima arma, quando abbiamo iniziato il gioco, era proprio uno stocco. Era proprio uno stocco, cacchio. Avevamo, adesso non mi ricordo come si chiama, tipo la gran spada o una roba del genere. Vabbè. Qui adesso abbiamo visto praticamente tutto. Vabbè, ci mancherebbe questa zona qui da andare a vedere. Ma comunque il grosso l'abbiamo fatto, perché abbiamo già beccato la... Non c'è niente, vero? No. Meno male che abbiamo l'equilibrio di Gesù, eh. Cazzo, questo cane qua ti butta per terra come se niente fosse, come porcaccio due. E allora... qua abbiamo visto adesso, qua c'era solo l'inchiappettata del cane e qua sarà uguale. No, qua avevamo già visto. Perché di sicuro qui c'è... A parte l'inchiappettata del cane. Però qua c'è... c'era la zona per attivare il bacino d'evocazione, quindi... Più avanti non troverai morte. Va bene. Fatto, 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 raga. C'è qualcuno che ci sta... Sì. Dove sei? Dove
Dove stai? Eccolo qua. Un cane. Posto. E a sto punto qua togliamo il simboletto e ci andiamo. Andiamo. Merda, togli sta roba. Qui. Anche perché... Merda, adesso apro la mappa. Però mi sembra di aver visto un po' tutto qua. Ora, qui ho visto... Ecco, volevo andare anche qua. A vedere che cazzo c'è. E qua... C'è qualcosa, ovviamente. Poi qui, qui... Anche qui c'è qualcosa. Non so se ci siamo già stati, ma... No, non ci siamo minimamente stati qua. Anche qui e anche qui. Poi vedremo un po'. Qua c'è tutto il villaggio potente, raga. Secondo me qua manca anche la mappa. Andiamo a vedere un po' tutto. Allora, cominciamo da qua. Visto che è il bordino. Vai. Corrente, dai. Questi sono i classici cosi che ho depredato. Bene. Però stavolta andiamo in questa directionist. Perché faccio così schifo combattere a cavallo? È lo stesso se mi dai fuoco, dai. Com'è che mi dai la tua torcia, eh? Salve, buongiorno. Che cazzo sta a fare qua? Guarda, questo gli facciamo proprio... Ah, stavo osservando il castello. Bello. Vabbè, l'abbiamo già fatto noi, eh. Il coso. Non so se siamo andati fino in cima alla torre, ma penso di sì. Mi ricordo proprio. Cosa porta? Uno scrigno, questo porta uno scrigno. Che cazzo stai... Oh. Non è che scappa? Mai visti questi che portano... Runa aurea. 10 rune aurea aveva, vedete? Portava i soldi. Che figo. Non l'avevo mai visto. Quello che portava i soldi non l'avevo mai visto. Vabbè, senti. Hyper Armor Beach. Elmo da soldato di Lindel. No, ma però è fighissimo il castello qua, raga. Guardate che spettacolo che è. Madonna. E... Ok, noi dobbiamo andare lì su... non ci arriviamo. Perché questo è sotto e non è sopra. Merda. Torrente. Fammi un bordino bordino qua e cerchiamo di capire se c'è una strada. Perché la nostra grazia è sotto il ponte, vero? Yes, non è sopra. Merda. Come ci arriviamo sopra il ponticello? Dal di qua? No, non è possibile arrivarci dal di qua, dai. Però c'è una fottutissima. Ok. Vabbè, non la useremo mai sta roba. Stazione dell'albero madre, era un incantesimo. Qui c'è un mulino. E infatti ci dovevamo anche andare al mulino noi. Quindi prima il mulino. E poi proviamo ad andare lassù. Sì che ci si arriva. Vedete là c'è un campo di mulini addirittura. Credo che sia la città dei mulini. Allora prima il mulino raga. Prima il mulino. Yes. E poi proviamo ad andare di là. Che secondo me ci si arriva. È nato qualcuno qua? C'è il fiocco rosa. Mulino, mulino, mulino. Oh, è la muliniera. Fantastico. Guarda qua. Aia. Ok. Aia, aia, aia. Che si morde il braccio.
per succhiarsi il sangue e sputarmelo addosso. Ma voi state male, proprio, cioè, ma forte. Mazza se state male. Però non ho capito il nesso. Cioè, ok, il mulino bello, tutto bello e carino. Ci sono statistiche qua che fanno... Dammi il cavallo. Cioè, dov'è il mio... La mia ricompensa mulinosa qua? Ok. Non ho una minima idea. Boh. Non serve un cazzo sta roba. Che tristezza. Che tristezza unica, va bene. Allora, mulino, via, abbiamo fatto. Vorrei cercare di andare di qua e poi spostarmi verso nord, sud, est, ovest, est. Di qua. Vediamo, giusto? Sì, perché vorrei arrivare al ponte, in teoria, qua. E vediamo se arriviamo. Vai, torrente, vai. Qua c'è un altro mulino. Ci sono le capre. E noi arriviamo là, all'ultimo mulino. Wow. Beh, ci sono un po' di mulini, effettivamente. Allora, questi intanto... lisciati tutti completamente. Scendi da sto cazzo di cavallo. Ok. Qui c'è il nostro ponte. Ah, ok. E mo vediamo, eh. Yes. Questo era cattivo? Sapete che non lo so. Oh. Cioè, sono arrivato diretto che fosse un personaggio cattivo, ma lo dovevo attaccare. Adesso mi viene il dubbio. Avanti, persona strana, ma cerca chierico. Ops, era un chierico quello. Scusa, chi era quello? Vile. Quindi forse ho fatto... Se è vile, ho fatto bene, no? Che si tratti di maestro o che si tratti di vile? È un vile, ragazzi, quello. Sì, andava accoppato, sicuro. Abbiamo fatto benissimo. Porca miseria. Vai, vai. Oppela. Qui che c'è? C'è qualcosa interessante? Non sembrerebbe. Eppala. Criceti.
vabbè. No, qua devo fare una scenetta, ragazzi, che mi servono 20 minuti per farla, ma la devo fare. Aspetta, aspetta. Così. Ok. Aspetta un secondo che vado a togliere. Cam. No. Stai qua. Ok. Vai. Spero che abbiano imparato un po'. Torniamo. Lives. Vai. Ok. Vai. Complimenti, comunque. Fa una piega. Cappuccio blu, abito da viaggio nobiliare, guanti nobiliari, pantaloni nobiliari, tutto nobiliare, vabbè. Niente, il balletto è finito, basta. Mamma mia, menate però. Oh, sono incazzate che ho... Ho interrotto il balletto? Porca miseria. Quella miseria, cos'era la coreografia questa? A posto, la festa è finita. Via. Olle. E che cos'è? Via. Madonna. Spade gemelle da cavaliere, buono. Spade gemelle da cavaliere, fermi tutti. Cos'è che mi ha droppato? Spada da cavaliere, spade. Spade gemelle. Volevo vedere queste spade gemelle perché... Da cavaliere. Questi sono stocchi. Spada curva. Le troverò prima o poi, no? Lance. Eh no, erano tra le spade, mi sembra, no? Oh, eccole qua. Spade gemelle da cavaliere. Madonna, l'ho trovata. Le possiamo anche utilizzare. Ah, belle! Figata. No, ma gemelle piccole di fattura, rende euro. Va bene. Taglio rottante. Fantastica sta cosa, eh. Mazza, spada gemelle da cavaliere. Ma che roba. Shum, 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 shum. Boom! Boom! Non è male, metti in due mani. Vabbè. E che sei? Obi-Wan Kenobi? Dai, cioè. Ok, figa. Non è nelle nostre corde. Potrebbe diventarlo, però, attenzione. Però... Vabbè, l'abbiamo trovata qui la lama gemella fighissima, tra l'altro.
da cavaliere. Belli che sti mulini qua siano tutti... A parte il balletto, che forse quello è un po' meno bello. Ok, quindi qua ci vediamo per trovare una spada. Va benissimo, qua. Ragazzi, come detto, togliamo il segnalino e proviamo a sto punto ad andare lì. Sempre che tutto ce lo permetta. Vai, Torrent. Vabbè, lì sotto abbiamo visto che non c'è assolutamente niente da prendere, cioè, quindi... Ok. In quella palude lì. Zero. Oh! Oh, dai che arrivo. Arrivo. Un momento. Sì. Guarda, mi apre... L'ano. No! L'ho visto molto in ritardo il martello di Kaima lì. Come cazzo si chiama il martello? parecchio in ritardo l'ho visto. Ho visto che lei stava lì. Questo è il martellone. Arriva. E io no. Perché dovrebbe arrivare? Torrent, vai. Porca miseria. Vabbè, vado a recuperarmi ovviamente le mie robe. Perché sì. Mi riesco a tagliare di qua? Come? Aspetta, ciccio, che arrivo, eh. Non sono molto lontano, quindi non sto lì a tagliare. O forse taglio, non lo so. Aspettami. Sono qua. Allora, prima di tutto, le rune. Anzi, facciamo così, va. Aia. Ti spammi sto martello, eh. Bastardo. Ok. Ma le mie rune, dove me cazzo me le hai lasciate? Dove sono le rune? Ah, fanculo. Perché qua giù? Vabbè. Qua giù me le ha mollate. Ok, questo l'abbiamo accoppato. Questa mago guerriero, faccio una mago guerriero. Va bene, il mago guerriero. Noi siamo maghi guerrieri. Comunque, il topone? Niente, l'abbiamo lisciato, il topone. L'abbiamo preso. L'abbiamo lisciato. Combattimento a cavallo, ragazzi, sarà sempre una cosa che non riuscirò mai a capacitarmi, ma non riuscirò mai a farlo. Va bene, e questo? Yes! Vediamo, qua ci sono i topi. Ok. Via topi. E il topone. Ah, cenere di topo gigante. Coglimele. Vabbè, cenere di topo gigante... Tanta roba, ma... Non me ne faccio assolutamente niente. Non è una cenere che penso che riusciamo a giocare, eh. Però... L'abbiamo recuperata. Sa mai, in caso serva. Ce l'abbiamo. Allora, qua abbiamo fatto... I due mulini sono stati... Presi. Momento che... ok. Fatto. Ah, teschiaggi. Teschiaggi. E certo che mi servirebbe comunque una graziella un po' più comoda, Che non è la bicicletta, ma è... Ma qua c'è ancora il tizio. Aspetta un attimo. Adesso che siamo morti... Scusa, Tizio, adesso che io sono morto... Questo qua c'è ancora. Vedi, c'è parla. No, parla ma non dice niente. Cioè, indica là. Da qualche parte lassù.
Vabbè, senti, sti cazzi, amico. Ops. E non si può neanche mirare. Non lo so, però lui mi indica lassù. Boh, non ne ho un'idea. Cazzo, serve quel coso. Va bene, va bene, va bene. Adesso lì ci siamo stati, qua. Allora abbiamo visto tutto. Possiamo andare nel villaggio. Il villaggio. Là stanno ancora facendo la danza del cretino. Va bene. E noi ci avviciniamo lì allora. Aspetta un momento, Che non so se devo salire. No, non devo salire. Però qua c'è qualcos'altro, Aspetta un attimo. Mi ero dimenticato anche di segnare, tra l'altro. Vedi, c'è il pascolo del mulino qua. Ah, voi siete quelle un po' più incazzose. Fai saltino. Ok. Va bene. Cane. Altro cane? No. C'ho sta assolutamente voglia di stare qui a eliminare tutti questi. Quindi almeno un po' ce li facciamo fuori così. Il cane va bene. Niente qua da prendere a proposito di cani. Raviolo di carne cruda. Chi è? Ah, sei tu, scusa, mica l'avevo visto. Potevo lasciarlo da solo, no? Non mi sembra che qua ci sia grande utilità nel venire qua. È strano perché è un posto segnato, cioè ti ci dà anche il nome di sto posto, ma... molto strana come cosa. Però non c'è nulla. Vabbè, ovviamente i posti senza niente ci devono essere, se no, porca miseria. Ok. Posto, posto. Va bene, non so se mi sono perso qualcosa qua, però spero di no. Andiamo avanti. Avanti, miei prodi, via. Eccolo qua, Dominula, villaggio dei mulini. Quindi qua si balla. Attenzione, qua c'è la grazia. Dominula, il villaggio dei mulini. Ragazzi, ce lo vediamo nel prossimo episodio. Ricordate di lasciare like, commenti, condivisioni qua sotto. Iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti. E noi ci vediamo alla prossima. Leon Trip è tutto. Ciao ragazzi.